Che giorno è oggi? Oggi? Sì. Oggi ne abbiamo 12. 12 gennaio. E l'Avellino ha comprato soltanto un calciatore che è la Verona. Sì, ho sentito la notizia, ho letto oggi su Facebook che abbiamo comprato solo la Verona, che l'altro giocatore Guscher ha rifiutato. Non sappiamo dove va. A Vicenza. Andrà a Vicenza. D'Angelo ha rinnovato. Informatissimo. Quindi diciamo che questi sono i due acquisti che abbiamo fatto al 12. Bene, ce la possiamo fare a salvarci, diciamo. Il caffè dell'Avellino è un po' amaro in questo momento? Il caffè dell'Avellino Calcio? Potrebbe essere più dolce, con una campagna acquisti mirata e un po' più di attenzione tattica potrebbe essere molto più dolce. Comunque sono molto ottimista per il buon esito di questo campionato. Quindi secondo lei l'Avellino si salva a patto però che? Piccoli inserimenti mirati, ma naturalmente buoni, di ottima qualità. Non sono di Avellino. Di dov'è? Aversa. Tifa dell'Aversa, no? Sì, Aversa Normanna, sì. Ora è in Serie D, mi sembra. Sì, in Serie D. Sono proprio vicino di casa. Cioè, lo stadio sta di fronte. E segue il calcio? No, non sono molto appassionata di calcio. Sa che l'Avellino non sta andando benissimo? Vabbè, succede, la palla è tonda, come si suol dire. Comunque, mi dispiace comunque. E allora lei che cosa? Il campionato è ancora lungo, no? Sulla campagna acquisti, che devono comprare qualche calciatore che non è ancora arrivato. Sì, che ci sono delle persone adatte a questo. Noi facciamo le casalinghe, lavoriamo in un altro modo, fate la giornalista. Le persone adatte faranno gli acquisti adatti, giusti? Anche perché c'è stata una pregiudiziale che ha condizionato il campionato, o anche la campagna acquisti. Un rischio di penalizzazione notevole che avrebbe, ovviamente. C'è ancora il rischio. C'è ancora il rischio e che nelle mentalità dei veri imprenditori rappresenta sempre un'astensione dal decidere. E dove sta? Deve arrivare. È arrivato solo la Verona. La Verona? Sì. Ah, è la Verona, basta. E lo stiamo a posto. Non lo so, secondo lei? Quello che secondo me a squadra già ci sta, ma è arrivato con la Verona, uno in più. Che dobbiamo fare? Taccone ha promesso almeno 3 rinforzi di qualità. Ma Taccone promette sempre, le sue promesse sono sempre valide, perché fino alla fine è sempre uno che mantiene le promesse. Qua non capisco niente, quest'anno non capisco niente. Siamo del Napoli. Sotto le forno la Salernitana, su Salernitana mi dispiace. Volevo un centrocampista, io personalmente mi terrei Migliorini, che per me se è recuperato in difesa può fare un salto di qualità, e Gide lo metterei a centrocampo. In bocca al lupo per l'Avellino, qualsiasi sia il percorso che stia affrontando, veramente non lo so. Sono 4 mesi che stanno dicendo che deve venire, come si chiama, Guscher, eh? Sì. Dove andare a finire? A Vicenza, e non ne parliamo, che dobbiamo parlare, non dobbiamo dire niente.